magari un altro dedicata a sua figlia. E subito vorrei fare un ringraziamento a tutti gli associati, a tutti i donatori presenti, a chi ancora donatore non lo è, ma lo diventerà presto dopo questa serata, spero. La regola di tutta la serata sarà donare. Noi vi doneremo divertimento, vi doneremo buon umore, quello che vi sarà chiesto saranno due cose. La prima è di donare, ovviamente, diventare donatori, quindi, perché donare, diciamo, significa dare liberamente agli altri senza compromesso. Quindi vi è chiesto, come diceva Papa Giovanni Paolo II, ricco non è colui che possiede, ma colui che dà, colui che è capace di dare. Quindi donate, sia per quanto riguarda i vostri organi, ovviamente, quindi diventate donatori, ma anche a fine serata. A fine serata ci saranno delle meravigliose scatoline all'ingresso che permetteranno di organizzare altri eventi, permetteranno ad Aido di fare altre serate come questa, quindi mi raccomando, siate dei donatori incredibili in tutto e per tutto. Con questo vorrei iniziare i saluti, inizio già adesso così poi andrò avanti tutta la serata, a Corrado Valli, presidente regionale, al quale farei un forte applauso, che è il nostro consiglio. Al comune di Trastevere Balneare per il patrocinio, a Don Mauro e Don Ivan per l'ospitalità di questo bellissimo teatro che personalmente amo la Puglia, a Stefano Alari, organizzatore dell'evento, che chiamerei qui sul palco con me, e al quale farei subito una domanda. Ti interrogo subito. Tempo di girarmi e prepararmi davanti. Esatto, già interrogato. Allora, non chiederò a te cosa vuol dire donare, perché diciamo che organizzatori questa serata meravigliosa, donare già sorrisi e felicità è una cosa importantissima, soprattutto al giorno d'oggi. A te chiederò, com'è nata l'idea di questa serata? Allora, prima di rispondere a questa domanda, io vorrei innanzitutto ringraziare Elisa, perché come avete potuto notare sulle locandine che abbiamo fatto girare, la presentatrice doveva essere un'altra. Purtroppo per problemi di salute ci siamo dovuti attrezzare il più velocemente possibile. Lei è nata su questo palco, lei è di casa, perciò quale persona migliore di Elisa a presentare questa bellissima serata? Facciamo un applauso a lei. Ci ringraziamo. Probabilmente non abita più nelle nostre parti, ma abita a Trento, perciò già ci ha fatto un grosso favore. Tornando alla domanda che tu mi avevi posto, vorrei dividere l'applauso fatto a me, a tutto lo staff organizzativo che questa sera ha potuto rendere possibile questa bellissima serata. I risultati si sono visti con tutte le persone che attualmente sono presenti. Io non le vedo, siete tanti? Sì! Ma forse è colpa dopo che non abbiamo e non riusciamo a percepire esattamente. Sono veramente tanti. Adesso lancio la palcoscenico, ce l'ho io però. Spegniamo. L'idea è nata proprio così, no? Principalmente per dare e per divulgare il senso del dono, perciò far conoscere Aido sul territorio. Questo è stato un evento per festeggiare, soprattutto perché Aido quest'anno compie 50 anni. Come sezioni della Val Cavallina e della Val Caleppio, ci siamo voluti unire. Questo è un periodo in cui le persone difficilmente escono di casa, solitamente noi siamo presenti con i nostri gazebi quando nei momenti più caldi. Questo è un momento in cui la gente tende a rinchiudersi nei teatri o in casa. Allora una serata di cabaret poteva essere la soluzione per far uscire le persone, sempre dando il significato del dono, quello che è aria. Perciò un ringraziamento va a tutto lo staff organizzativo, che poi vedremo alla fine chi sono i componenti, ma soprattutto alle persone che questa sera hanno accettato l'invito di Aido e sono qui con noi. Chiudo, lascio spazio a chi di dovere, ringraziando ancora tutti e in bocca al lupo. Ci auguriamo, stringiamo le dita. Lo spettacolo, se vi piace, caricate le cassette all'uscita. Se non vi piace, purtroppo, caricatele comunque. Cadere di più, così chiamiamo una presentatrice migliore, ospiti migliori, ma scherzo! Questa emozione va sommata all'emozione che abbiamo noi di salire sul palco e cercare di strapparvi un sorriso, e all'emozione, adesso mi libero, perdonatemi, che mentre venivo qua, io sono di Varese,
mentre venivo qua, a metà strada, questa sera, sono stato, ve lo dico così mi libero da questa cosa e faccio partecipe voi come dei grandi amici. Sono stato raggiunto da una telefonata dove mi si comunica che diventerò papà per la terza volta. Grazie. Grazie mille. Grazie. L'emozione, credetemi, è veramente tanta perché non l'ho ancora detto a mia moglie. La donne schifose. Mi ho fregato, sono scemo, mi faccio di mestiere. Signora, proprio così. Non è vero, signora bella, non è vero. Sono felicemente sposato con Paola, fidanzato con lei dal 1990 e sposato dal 98. Sono è dal 90 che sono insieme a mia moglie Paola. Vogliamo fare un minuto di silenzio? Andiamo via così tranquilli. Perché Brunetta, Sgarbi, quella gente lì sembra incazzata, potrebbero avere o hanno tutto? Perché non sono riusciti a realizzare il sogno che magari noi, normali, è la cosa più bella della vita normale, abbiamo realizzato, tesoro, ridi. Brunetta aveva un sogno, diventare sindaco di Venezia. Il giorno delle votazioni i veneziani hanno detto, noi lo voteremo anche, ma mica la prima maneggiata perché hanno il sindaco. Questa sera sono qua a presentare, visto che sono anche nella mia terra, io sono di origini bergamasche, lo sa adesso. Quindi, ho sentito, appunto, mi ha fatto un po' la panoramica la sua segretaria, il suo ufficio marketing. Come? Ufficio marketing. Marketing. La segretaria faceva un altro lavoro qui. No! Allora, stavo dicendo, il mio ufficio marketing, stavo dicendo. Io stasera sono qua a lanciare una nuova compagnia aerea 100% bergamasca. Un bravo! Oh. Un avionetto! Mi ha pescato il giorno, cosa vuole? Questa compagnia è praticamente di Bergamo, sì. Parte da Bergamo, quindi dico il nome della compagnia. Certo! La compagnia si chiamerà Vacambula Hey! Vacambula Hey! Vacambula Hey! Proprio sognante, insomma. Esatto. Bello. Quindi, signora, mi chieda com'è strutturata? Mi chieda, Vede che la gente già chiede. Sì, ma poi neanche senza. Dunque, innanzitutto... È certificata regolarmente ENAC, ente nazionale... Ma è stato lì uno comune in Bergamo, c'è tutto a posto, via, dai. No! Scusi, dai, sì, qua a dare tutto, dai. Ascolta, non ragione. Cioè, noi non abbiamo veramente il check-in, una torre di controllo... Ma che torre di controllo, soldi spesi per niente, uno che sta lì tutto il giorno a guardare in aria, no! Come mi hai orientato? Ma noi abbiamo la regina di controllo. Ah, abbiamo un altro sistema computer! È una prostituta con la maschera. No! Lei dice la strada, si fa segno? Mentre lavora, lo giriamo? No! E anziana lavora poco. Sì, vabbè, adesso per lei fa il buffone. No, non dategli ragione. Allora lei mi fa segnare la per... Metti che lei è impegnata, cosa fate? Giriamo. Ah, girate. Beh, vabbè, è un integratore che sto producendo. Un integratore? Ah. Vedi? Ah, è simpatico, c'è la di un micetto. È il gatto red. Perché ti finisco? Miau! Ok, perché io non lo conosco. È un prodotto che sto lanciando sul mercato. Non si può vero. Così mi spavento di nuovo vedendo quante persone siete. Eccomi! Buonasera a tutti!
tutti! Allora, quanti siete che già siete donatori? Alzate le manine. Non tantissimi, ragazzi. Oh. Quanti diventeranno donatori dopo questa sera? Ma dai, siamo qua per che cosa? Allora, quelli che non sono donatori e che non lo diventeranno devono lasciare 500 euro all'ingresso. Quanti sono i donatori dopo questa sera? Ah, siete ricchi, eh? Ammazza, va bene, ok. Sembra sei contento? Non ha alzato la mano nessuno. Cioè, vedete, stasera un introito, facciamo... sbanchiamo. Bravi, bravi. Allora, vi presento Digital Aido. Digital Aido, vi spiego, è sul sito internet di Aido potete trovare questo fantastico sistema che vi permette di diventare donatori direttamente dal sito internet, quindi non dovete andare da nessuna parte, non dovete presentare documenti, semplicemente vi collegate sia dal telefono cellulare che dal vostro computer di casa al sito, andate nella sezione Digital Aido, inserite le vostre, diciamo, i vostri dati, giusto Stefano, e diventate donatori. Semplice, no? Giusto? Mi sembra semplice? Ora diventerete donatori? Sì! Vi ricordo sempre 500 euro all'ingresso nel caso. Ok. Allora, quindi mi raccomando, donate stasera per quanto vi è possibile, ma soprattutto pensate veramente ad iscrivervi ad Aido, che è una, veramente un regalo e un dono che potete fare meraviglioso a il prossimo. Cos'è il programma della Barba d'Urso? No! È una serata molto importante dell'Aido. La mangiata da d'Urso, vedi? No! Senta, mi perdoni, a parte gli scherzi, il suo perché e se si vuole presentare, noi comunque siamo un pubblico meraviglioso, una città molto aperta, vedi, anche una cosa molto bella. Sai, se ho visto, infatti, questo tanto bella sempre, tu dici che sono in giro per denunciare una cosa. Sì. Scusi, l'emozione, sono emozionato perché tira fuori queste cose non è facile. Io sono il figlio segreto illegittimo di Trump. Non è il modo di approcciare, non è il modo di approcciare, bisogna ascoltare e aprire le menti, ascoltare i messaggi. Non si può ridere per... Volevo fare questo messaggio quando andavo via subito, sì. Questo appello. Sì. Lei si chiama? Piero Trump. Piero Trump. Per favore, signori, per favore, la qualità. Vuole che le spiego? Sì, spiega. Perché sono figlio di Trump. Esatto. Mio papà... Papi? Non lo chiamo Papi. Papi? Papi in americano, giusto? Papi. Sì, in americano. Venga più in centro, se no. Sì, grazie. Sono qua emozionato, sai, queste cose di alle fuori, perché non è facile. No, infatti. Mio papà è venuto a Zambra Alta. Zambra Alta. Signori, vi invito all'educazione e ad ascoltare, cortesemente. È sceso con l'elicottero, sì. Di alzare la zampa. Sì, sì. È sceso che non sceso sotto, ha detto fatto. Porta fire. Oh. Eh? Non ho capito, come fa? Porta fire. Porta? Sì, è in americano. Porta figa. Ah, porta figa in americano. Scusa. Lui ne fa finta di sapere l'inglese quando... una trasfigurazione di porta. E lui andava sempre a mangiare in un ristorante lì a Zambra Alta, sì. La trattoria No Mexico. No Mexico. Era già avanti. Dove mia mamma faceva la cameriera lì e tra i casoncelli a Bergamasca e il rosato con polenta, in mezzo hanno avuto un ombresso. Ah. Dopo 5 mesi sono nato io. Per favore. Dopo 5 mesi. Ma abbiamo noi lasciamo prima. Ah, ok. È andata la mamma. Mia mamma? Sì? Che, diciamo... No, lasciamola nella privacy perché non è giusto, non è presente, pertanto non potrebbe essere d'accordo a questa rivelazione. Mia mamma, grazie a Tiraboschi! Abbiamo delle regole, sì. Tre regole fondamentali nel nostro posto. Prima regola... Se dopo tre suoni che vi suoniamo il campanello non rispondete, vi portiamo il pacco in deposito e dopo due giorni sono venite a pensare al pacco del prego! Via! Scusa! Ma sì! È difficile! Non bisogna portare i pacchi, no? Ma sono pezzi miei, scusi, eh! Ho capito, eh? La prima regola! La terza regola! Sì. La terza regola! Scusi, anzi, mi perdono, la seconda? Quasi casi so! Ok! Vai! La terza regola non fate ordini di roba multietnica, di roba straniera. Sì?
il CD di D'Alessio, il papà, l'Antuvia, oh! Ma tu roba di straniera! Vabbè, ma non c'è nessuno che si lamenta, magari non mi va, cosa devo fare? Dei resi. C'è chi ha fatto i resi? C'è chi fa i resi? Allora, no, non richiedo, perché una signora una volta in magistrale, fatto io, ha sbagliato il codice e ha ordinato un tosa pecore. Ok? Cosa ha fatto lei? La settimana dopo, per non fare, ha ordinato le pecore! Non voglio che devo andare a Sul! Avrò 28 ore al giorno a Sul! Venga qua! E mi stai toccando la mano a Sul! Ho consegnato anche un panno, sai chi? A chi? A Rocco Siffredi. Non funzionava! Il campanello mi ha detto, oh il pacco! E lui mi ha detto, ma è! Ecco perché mi chiamo il mio, mi ha detto! Dai ragazzi! Dai! Bernadetti! Richiamiamo, diamo spazio alla nostra bellissima presentatrice. Stiamo, andiamo! A questo punto state Max Pieriboni! Grazie! Concesso di essere in questo fantastico teatro questa sera. Vi voglio ringraziare di nuovo Don Mario Doriva per l'ospitalità in questo teatro e poi vorrei di nuovo chiamare sul palco Stefano Lari, organizzatore dell'evento. Con lui tutti i presidenti dei gruppi comunali, ecco, l'evento in ordine, voi intanto salite tutti insieme. I gruppi comunali di Grumello, San Paolo d'Argon, Il Traffico, Carobbio degli Angeli, Trescore Balneario, Borgare, Chiuduno, Tegliate, Monastero del Castello e Gorlago. Faccio parte del spettacolo. Un minuto di più, no, 10 minuti, no, di più. Corrado Mari, presidente regionale. Grazie per l'applauso, grazie per la vostra presenza. Devo dire due parole, ma dopo due ore che ci ha portato via la testa con queste belle risate è difficile anche dire qualcosa. Però voglio collegarmi alla prima gag che ha fatto Max. Che ve la ricordate? Qual era? Chi nasce, eh? Che bella notizia! Tutti ci siamo emozionati, mi sono emozionato a sentirlo, no? Che bello! No? Vabbè, questo è il segno della vita, no? Della vita che nasce, l'emozione. È la vita che rinasce in tutte le persone che sono trapiantate. È la stessa emozione, anzi forse un po' di più. Quindi, signori, chi stasera qui non è in vita, basta un solo sì. Un sì che a noi non costa nulla, eh? Non costa nulla. Perché in quel momento la vita ci avrà dato. Poi può rinascere in queste, una di queste 9.000 persone che oggi in Italia sono in attesa del trapianto. Queste persone che quando hanno questo organo che gli salva la vita possono diventare, tante volte successo, padri e madri. E quindi possono addirittura ridonare questa vita che hanno ricevuto. Quindi pensiamoci, vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio tutti gli organizzatori per questa bellissima serata, grazie ai nostri artisti che ci hanno fatto sorridere e ci hanno portato via.